Ai vostri colleghi che invece ci seguono tramite video e tramite computer, do anche loro il benvenuto. Allora, come vi abbiamo detto settimana scorsa, oggi abbiamo un personaggio importante, lui, che rappresenta un marchio importante anche lui, il marchio, e che ci farà da trade union a quello che noi in realtà in questi incontri abbiamo un po' spiegato. Quindi questa unione molto forte tra quello che è il design, lo stile, il marketing e le strategie. E volutamente, quindi intanto presento Rocco Iannone che poi dopo si autopresenterà meglio di quello che potrei fare io, perché l'abbiamo chiamato? Uno perché ha un percorso professionale e di studi, poi lo sentirete, che può essere utile per capire, insomma, una persona com'è che arriva a un brand di queste dimensioni, di questa importanza. Poi capire, e questo qui è un po' il motto che noi abbiamo molto spinto, benissimo tutti i marchi della moda, ma sempre in più ci saranno marchi che apparentemente non c'entravano niente con la moda, prendiamo Ferrari, che entreranno sempre in più, e questa è un'operazione molto interessante che poi Rocco ci spiegherà bene nei dettagli, nelle tempistiche, nelle strategie. Quindi una volta di più una moda che si allarga a settori merceologici diversi per poi riapprodare in maniera molto forte al tema nostro, che è quello che state studiando. Io quindi adesso lascio la parola perché il microfono è uno solo e dobbiamo fare questo. Quindi Rocco Iannone ci spiegherà, ci racconterà, avremo la possibilità di fare domande, le faremo noi, le farete voi. Ci ha dato un'ora, un'ora e mezza, dopodiché lui deve correre a lavorare, a continuare a progettare tutte le sue belle cose, per cui non perdo più tempo e lascio la parola a Rocco. Ah, scusate un'ultima cosa, guardate la camicia, beh, insomma, il login c'è e quindi insomma, si parte già. Esatto, grazie per l'introduzione. Allora, sono molto felice di essere qui e di potervi conoscere. Un attimo che sistemiamo anche l'apparato del microfono. Ok, se lo metto così si sente? Ok, così? Si sente? O lo tengo in mano? Facciamo così. Allora, vi dicevo, sono molto felice di essere qui, di raccontarvi un po' il nostro percorso. E il nostro come azienda rispetto a quello che stiamo facendo nell'ambito della brand extension e quali sono i nostri obiettivi e come tutto questo risponde a un trend di mercato che si sta sempre di più affermando e ampliando e poi per raccontarvi anche un po' della mia storia. E ci tengo a precisare che io parlerò un po' a ruota libera, però non voglio che diventi un sermoncino, per cui a un certo punto mi piacerebbe interagire con voi, quindi sentire le vostre curiosità, se avete delle domande da fare. E anche capire come vi state relazionando al vostro percorso di studi e quali sono gli obiettivi che avete. Anche perché mi auguro che ci sia tanta curiosità in voi, no? Nel senso che vi assicuro che se c'è un motore che serve per poter fare bene nella vita, a prescindere da quale percorso didattico si decide di intraprendere, è la curiosità. In assenza di questa, non lo so. Non vi posso neanche consigliare di cambiare settore perché qualsiasi settore richiede la curiosità comunque, per cui se volete fare bene cercate di interrogarvi molto. Allora, io vengo dalla Calabria, vengo da un paesino di 3.000 abitanti dove la moda non sapevano neanche cosa fosse se non attraverso la televisione, attraverso dei cliché che venivano in qualche modo raccontati, per cui non è stato facile convincere i miei genitori o comunque la mia famiglia a supportarmi nell'intraprendere questo percorso per varie ragioni. Intanto perché comunque ero uno studente abbastanza profittevole, per cui loro si immaginavano le classiche carriere da avvocato piuttosto che da chirurgo o quant'altro, e poi perché non c'era un contesto sociale in grado di poter permettere loro di comprendere quello che era l'idea di un percorso nel mondo della moda, che cosa potesse rappresentare dal punto di vista formativo. Per loro fare moda significava voler ambire a fare il sarto, senza nulla togliere ai sarti che sono il nostro motore, sono le persone più preziose che il nostro ambiente possa offrire, però non avevo un'idea di che cosa fosse la moda come settore.
Quello che ho cercato di fare, quindi, che ho fatto già a 14 anni, è stato formare i miei genitori. Quindi mi sono sin da subito dovuto inventare delle modalità attraverso le quali far capire agli altri e convincere gli altri di quelle che fossero, di quali fossero le mie idee e di quanto fossero giuste o positive per me. Per cui ho cominciato a comprare tutti quei quotidiani che trattavano la moda dal punto di vista economico e che raccontavano delle varie acquisizioni, transizioni, fatturati, raccontavano la moda come sistema sostanzialmente. E questo mi ha consentito di educare i miei genitori, di far capire loro che investire in una carriera nel mondo della moda per il proprio figlio fosse un qualcosa che se eseguito in maniera eccellente poteva portare degli ottimi risultati. Ovviamente questo è avvenuto, sono riuscito a convincerli, quindi ho potuto trasferirmi a Milano e frequentare l'Istituto Marangoni. All'epoca, quando l'ho frequentato io, sembro giovane ma non lo sono, erano 4 anni di percorso di studi, e sono stati 4 anni bellissimi, 4 anni in cui ho avuto modo di relazionarmi a studenti provenienti da ogni parte del mondo e quindi anche di acquisire quella diversità che è il confronto con le altre culture in grado di poterti dare, di poterti offrire. La Marangoni è stato anche un percorso che mi ha consentito di poter acquisire quelle nozioni, quelle informazioni in grado di potermi poi rivendere, scusate se uso questo termine che non è proprio bellissimo, però di poter riutilizzare più che altro una volta entrato nel mercato del lavoro. Terminati questi 4 anni ho iniziato a lavorare subito, dopo un mese sostanzialmente dal diploma in Dolce & Gabbana. Sono entrato attraverso un colloquio che feci direttamente con Domenico Dolce e mi prese a lavorare nel suo atelier, nella sua sartoria, dove ho seguito la sfilata primavera-estate 2007 donna. Per cui è stato un battesimo di fuoco, perché ovviamente quando si entra nelle aziende, è importante saperlo, non sarete nessuno, sarete solo una rottura di scatole per tutti coloro che lavoreranno in quelle aziende, perché ovviamente le aziende non sono una scuola, nel senso che sono una scuola perché crescendo impari, ti migliori, cresci, acquisisci concetti e contenuti, però le persone che vivono all'interno delle aziende non hanno come missione quella di insegnarvi qualcosa, hanno come missione quella di portare avanti, di sviluppare un business e di avere dei collaboratori. Voi da neodipendenti sarete in qualche modo utili, quelli che sono gli aspetti più manuali, gli aspetti più operativi, però sarete anche un intralcio, proprio perché siete nuovi, avrete bisogno di essere formati, di imparare tante cose. Ovviamente questa scuola non me l'avevano insegnato, nessuno me l'aveva detto, per cui sono arrivato in quell'azienda convinto che avrei trovato un clima meraviglioso da favola di Cenerentola, con tanta gente che si sarebbe prodigata ad insegnarmi il lavoro. Invece mi trattavano come il peggiore degli appestati. È sostanzialmente stata una gavetta molto difficile perché mi sono dovuto confrontare con persone che ti sbattevano le porte in faccia oppure che ti chiedevano di fare delle cose senza spiegarti come. Sostanzialmente significa che tu devi in qualche modo guardare, osservare quello che accade intorno a te e provare ad inserirti all'interno di questo vortice, perché altrimenti questo vortice ti spazza via. Quindi questo è stato il mio battesimo di fuoco. Oltretutto, quando si entra in un momento in cui si sta preparando una sfilata, quello è il momento più caldo che possa esistere all'interno di un'organizzazione di moda, perché la sfilata è il momento di massima visibilità di un'azienda, per cui tutti gli sforzi, tutte le energie sono focalizzate nel raggiungere quell'obiettivo lì. Terminato il percorso in Dolce & Gabbana, che è terminato perché sono stato chiamato da un'altra azienda, che è Giorgio Armani, a seguire il loro menswear, e mi sono appunto trasferito a pochi metri nella Giorgio Armani e ho cominciato prima come figura jolly a sviluppare i progetti speciali, quindi quei progetti che di nuovo le persone più senior non avevano voglia di seguire, per cui erano un po' i rimasulli, no? Però è stata una grandissima opportunità perché dall'essere una figura, una pedina intorno da dover in qualche modo formare, a cominciare ad avere la responsabilità di piccoli progetti, la musica cambia, perché quando tu poi cominci a diventare responsabile di piccoli progetti hai la possibilità di esprimerti e di far vedere all'ecosistema che ti circonda che hai delle qualità e che è giusto investire su di te. Questo è stato un percorso che è durato 11 anni, che mi ha portato a crescere sempre di più all'interno dell'azienda, acquisendo sempre di più ruoli importanti e di rilievo.
ruoli di rilievo che mi hanno portato poi nel 2017 a fare una scelta ulteriore e sono stato chiamato dal fondo Maihula. Non so se voi sapete che cos'è il fondo Maihula, non lo sapete, però è il fondo che possiede alcuni brand del lusso come Valentino, Balmain e Palzileri, che è un brand di menswear maschile. All'epoca era in fase di rilancio, io sono stato chiamato per curarne la direzione creativa. Immagino voi sappiate che la moda si esprime attraverso un business che è molto grande, molto molto grande, governa dei numeri che sono veramente da capogiro ed è soprattutto gestito principalmente da alcune realtà che sono le grandi accolite del lusso, sono il Vemash, Kering, Richemont e poi c'è anche Maihula che appunto possiede questi tre brand che vi ho citato. Questo che cosa significa? Significa che nel tempo la moda ha cambiato completamente la sua espressione nel mondo ed è passata dall'essere una realtà artigianale ad essere una realtà finanziaria. Quando si assiste a una trasformazione di questo tipo, significa che anche i creativi, anche coloro che fanno parte di questo sistema, devono adattare il loro talento, il loro mindset a questa trasformazione, che comporta che cosa? Quando sei una realtà artigianale c'è molta sperimentazione, c'è molta libertà, c'è la possibilità di sbagliare, di buttare via delle cose per rifarne altre, eccetera, eccetera. Quando si diventa invece una realtà, un business focalizzato sull'aspetto finanziario, con aziende quotate in borsa, che quindi devono garantire dei risultati trimestrali sempre positivi, non si può sbagliare. Per cui significa che anche la nostra creatività diventa guidata da quello che è il raggiungimento di obiettivi economici e quindi da quello che è sempre di più un ascolto del mercato. Ascolto del mercato che significa che cosa? Significa uscire dalla propria stanzetta delle meraviglie, fatta di immaginari bellissimi, fatti di segni e icone che avete raccolto nel corso del tempo, e cominciare a interrogarsi su che cosa può piacere agli altri e non solo su quello che piace a noi. Quindi significa aprire sempre di più la propria testa, confrontarsi con il mercato e confrontarsi con la società, con il mondo. Questo ha fatto sì che nel tempo la moda cambiasse completamente pelle e diventasse un'industria non più product driven, ma un'industria brand driven. Questo che cosa significa? Significa che se prima il fulcro del lavoro che ruotava intorno a un sistema moda era il prodotto, oggi il fulcro è il racconto. Quindi è quella narrazione che si costruisce attorno al brand e che sostanzialmente aiuta il pubblico ad entrare in contatto con il proprio brand, quindi a capirlo e ad acquisire concetti nei quali ci si possa poi riconoscere. Questa è una grandissima trasformazione epocale che ancora, non so come dire, non è arrivata in maniera precisa in quella che è la parte didattica dell'ecosistema moda, perché la parte didattica, quali le scuole, sono parte del sistema moda. Non è che le scuole sono una realtà a sé e poi c'è il sistema moda. Le scuole sono parte di questo sistema, nel senso che le scuole ogni anno immettono sul mercato dei talenti che poi arrivano nelle industrie, arrivano nelle aziende e che ovviamente le influenzano attraverso le loro idee. Però diciamo che è molto importante cominciare a familiarizzare sin da subito con l'importanza di non dialogare solo con se stessi, ma con l'importanza di guidare la propria creatività attraverso una fase di comprensione che possa arrivare ai clienti finali, quindi che possa arrivare al pubblico. Questo è un preambolo che mi porta a raccontarvi della mia esperienza in Ferrari e del perché stiamo costruendo questo progetto. Non so quanti di voi siete al corrente di quello che stiamo facendo, però diciamo che nel giugno del 2021 abbiamo lanciato un nuovo progetto legato all'espressione di quella che è un lifestyle a marchio Ferrari. L'abbiamo fatto con un grandissimo evento che si è svolto a Maranello nelle nostre linee di assemblaggio, dove abbiamo portato grandissime top model a sfilare su una passerella che era un raggio di luce fatto di LED sostanzialmente. Ed è stata la pietra, la milestone di un lungo percorso che ci porterà sempre di più ad essere un brand inclusivo, ma soprattutto un brand omnicomprensivo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se fino ad oggi Ferrari si è espressa attraverso delle categorie di prodotto ben precise, limitandosi volutamente dal punto di vista delle penetrazioni del mercato, oggi Ferrari diventa consapevole di che cosa? Del fatto che il brand è il brand con il più alto livello di awareness al mondo e che quindi c'è una capacità di penetrazione del mercato che è 10 volte superiore al business che noi generiamo.
Quindi di conseguenza abbiamo capito che c'è molta fame di questo brand, c'è molta voglia di entrare in contatto con questo brand. E per questa ragione stiamo costruendo una nuova visione di azienda che ci porterà ad essere sempre di più brand driven. Quindi un brand fondato su un racconto, fondato su una storia, fondato su dei valori che poi vengono scaricati a cascata su varie forme di business che vanno dall'auto alla Formula 1, all'entertainment, abbiamo musei, parchi tematici, giro per il mondo, ristoranti, abbiamo aperto un ristorante con Massimo Bottura, fino ad arrivare alla moda attraverso la collezione che stiamo disegnando oggi. Per cui la risposta a chi ci chiede solitamente perché Ferrari inizia a fare questo percorso è proprio questa. Che cosa ci rende diversi da altre aziende automotive? Ci rende diversi intanto il fatto che Ferrari è sì un'azienda che si è espressa nel corso di circa 75 anni di storia attraverso l'auto, ma è anche un'azienda che ha coltivato la sua mitologia. E in che modo ha coltivato questa mitologia? L'ha coltivata entrando nella vita di tutti noi sin da bambini. E a noi vengono regalate delle macchinine sostanzialmente che hanno le sembianze delle Ferrari, e qualora dovesse chiedere a un bambino di disegnare un'auto la disegnerà sempre rossa. Poi l'abbiamo fatto attraverso il cinema, abbiamo in qualche modo raccontato il mito Ferrari attraverso dei film e delle serie TV che hanno incorporato i nostri prodotti all'interno della loro narrazione. La musica, e tutt'oggi nella musica contemporanea la Ferrari è citata nei brani e negli album musicali di alcuni dei più importanti musicisti e artisti del mondo, fino ad arrivare all'arte contemporanea. Nel senso che quando vi capiterà di andare in giro per il mondo, soprattutto in quei paesi estremamente innovativi e più recenti in termini di sviluppo culturale, troverete tantissime opere d'arte che racconteranno Ferrari o che utilizzeranno Ferrari per raccontare una storia. Ecco, tutto questo ci ha consentito di creare un alone di mitologia intorno al brand che oggi vogliamo esprimere a 360 gradi attraverso una visione completa di quella che noi chiamiamo Ferrariness, ovvero che cosa vuol dire essere parte di un lifestyle che appunto si chiama Ferrari. Ovviamente è tutto interconnesso, no? Nel senso che c'è l'auto, l'auto di lusso, che si esprime attraverso dei landscape ben precisi, attraverso dei territori ben precisi, è un pubblico che ha una sua visione della vita e un suo livello di glamour e di edonismo. Poi c'è la Formula 1, che è quel mondo di entertainment puro, adrenalinico, legato allo sport, che però allo stesso tempo convoglia intorno ad esso l'attenzione di tutti, perché quando un giorno avrete la possibilità, ve lo auguro, di assistere a una gara di Formula 1 nei paddock, ovvero quindi in quella che è l'ospitality dei vari brand che partecipano alle gare, troverete un'espressione di lifestyle davvero pirotecnica ed estremamente effervescente, di grande ispirazione. E poi tutto questo ovviamente si scarica nel mondo del gaming, degli NFT, di tutte quelle che sono le nuove forme di comunicazione che il mercato sta sviluppando. Ecco, quindi questo è un preambolo di quello che è il mio excursus come professionista e come direttore creativo di questa divisione. Ora, prima di proseguire, magari vorrei capire se avete delle domande da farmi o se i docenti hanno delle domande da farmi. Attacco subito io, poi naturalmente tutti quelli che vogliono fare domande sono liberi di farle. Tu hai spiegato molto bene da prodotto a brand. Rappresenti un marchio, mi sembra, è sempre fra i primi cinque al mondo come valorizzazione, come comunicazione. Un brand dove addirittura tu prima, mentre eravamo lì che chiacchieravamo, avevi citato un gran premio. Io ogni tanto cito i gran premi anche se a voi interessa fino a un certo punto, perché sono dei sistemi di comunicazione dove si fanno miliardi di ascolti, non milioni di ascolti. E ha citato proprio l'esperienza dell'ultimo gran premio, quello di Miami, dove loro, con il loro negozio, quindi si parla di stile, non si parla più di automobili quasi, avete avuto delle performance enormi. Ecco, quello di abbinare un po', e tu l'hai spiegato bene, e anzi ti ringraziamo perché è un po' quello che è stato il nostro messaggio nelle nostre lezioni. Moda vuol dire stile, vuol dire design, però vuol dire strategia, vuol dire business. Bisogna rispondere, tu hai parlato subito di un fondo, cioè di entità finanziarie molte grosse che comprano questi brand e più o meno saranno tutti comperati da questi fondi, quindi la storia è questa e finisce già lì, non ci sono altre storie, ahimè, o per fortuna, poi dopo si può vedere dai punti di vista più diversi.
però quello di rappresentare un marchio di questo genere, ad esempio su quello che è successo nel Gran Premio di Miami, che vuol dire Miami, che vuol dire glamour, che vuol dire una serie di cose. Ecco, dici qualche cosa anche legato a delle cose che apparentemente sembrano lontanissime dalla moda, invece vanno a incidere pesantemente sugli affari, sulla crescita di una collezione, di un lavoro molto complesso, attenzione, perché noi qui abbiamo Iannone, che lo volete qui, tutto bello, compito e tutto quanto, ma rappresenta un'innovazione clamorosa per la Ferrari, ma in realtà da apripista per tantissimi altri marchi. Attenzione, non è un ruolo così semplice, cioè non abbiamo davanti solo un bravo stilista, dove ce ne sono tanti, c'è un cambio completo di che cosa vuol dire fare lo stile attraverso brand che di stile, come lo definiamo noi nei nostri corsi, forse non ne ha tantissimo. Sì, perché come vi dicevo prima, quello che noi stiamo facendo è l'inizio di un grande trend che il mercato sta in qualche modo scoprendo, è quello di coltivare il valore dei brand. Ogni anno vengono rilasciate delle classifiche che stabiliscono quali sono i brand che hanno maggior potere nel mercato. Non significa solo quanto fatturano, ma significa quanto entrano nell'immaginario collettivo. Questi brand appartengono a varie forme di business, dall'industria elettronica a quella alimentare, a quella degli orologi, dei gioielli, della moda. E ovviamente diventano quei dominus che polarizzano l'attenzione di tutti. E questo è diventato quindi un trend che porterà sempre di più vari brand non esattamente appartenenti al mondo della moda a volersi espandere in altri territori. Ovviamente l'espansione in altri territori non è una cosa che si fa all'acqua di rose, è una cosa molto costosa, una cosa molto impegnativa, richiede molto più studio di quello che in realtà potete trovare all'interno di una tradizionale azienda di moda, perché ovviamente tu quello devi fare un passo 10 volte più lungo, molto più importante, ti devi affermare all'interno di un territorio che è già fortemente presidiato. Per cui che cosa succede? Succede che bisogna innanzitutto comprendere quali sono i margini di ingresso che i vari marchi possono avere nel mercato e studiare una strategia di racconto e quindi poi di prodotto che possa renderti credibile agli occhi del consumatore finale. Come vi dicevo, noi siamo gli apripista di un trend che in realtà si sta sviluppando sempre di più, per cui vedrete sempre di più nel corso dei prossimi anni brand appartenenti ad altri settori volersi espandere nel segmento del lifestyle. È un'informazione che vi do molto volentieri, anche dandovi un po' una visione del futuro, perché vi possa aiutare anche a fare le scelte giuste, le scelte più intelligenti. È chiaro che se io avessi voluto, sarei potuto rimanere nella mia comfort zone e quindi non lasciare mai il mondo della moda tradizionale. Lavoravo in aziende estremamente stabilizzate in questo segmento, avevo vita facile, ero riconosciuto perfettamente come direttore creativo con tutto il potere che un direttore creativo ha, e invece ho deciso di lasciare questa comfort zone per abbracciare un progetto estremamente innovativo e pieno di punti interrogativi. Però è anche vero che se non si esce dalla comfort zone difficilmente si raggiungeranno obiettivi di grande successo o difficilmente si riuscirà a lasciare un segno nel proprio percorso professionale. Questo dipende anche dall'ambizione che avete. Più alta è l'ambizione, più sarete costretti a fare delle scelte difficili nella vostra vita. Però se avrete il coraggio di compiere quelle scelte difficili, vi assicuro, vorrà dire che sarete pronti a farlo e che quindi la vita vi restituirà attraverso il successo questo atto di coraggio che avete compiuto. Tornando alla domanda di Miami, Miami chiaramente è un ecosistema, è una città che accoglie un target ben preciso, che ha una demografica ben precisa, e quando lì arriva il Gran Premio della Formula 1 si scatena un universo in termini di attenzione, in termini di relazione con il pubblico e di presenza mediatica all'interno della città molto molto importante. Questo ha fatto sì che il Gran Premio di Miami si trasformasse in una onda mediatica davvero travolgente. I numeri che ha prodotto, sia dal punto di vista della copertura mediatica, sia dal punto di vista dell'interesse che il pubblico ha riscontrato nei confronti dei brand che hanno partecipato al Gran Premio, è stato mostruoso. Molto banalmente, il negozio che noi abbiamo aperto recentemente a Miami era totalmente distante dai luoghi in cui si sarebbe svolto il Gran Premio, però è stato preso d'assalto. Non è stato preso d'assalto solo durante il Gran Premio, ma è stato preso d'assalto durante i 10 giorni precedenti al Gran Premio. Quindi vuol dire che
una onda mediatica come quello che è in grado di scatenare un Gran Premio di Formula 1 ha portato la città a prepararsi psicologicamente al doverlo accogliere e quindi a muovere un business che ha portato dei numeri davvero importanti. A proposito di onda mediatica e di comunicazione, non ci hai ancora raccontato nulla della vostra strategia social e come vi comportate in questi termini. Grazie. Certo. Allora, in realtà, vi sembrerà strano, ma la cosa più difficile del nostro lavoro, e quindi quello che sarà anche il vostro lavoro, non è realizzare un prodotto creativo, ma sarà saperlo raccontare. E torno quindi di nuovo a quell'opera di convincimento che vi invito a cominciare a mettere in pratica sin da subito, che consiste in che cosa? Consiste nell'interrogarvi su che cosa avete disegnato, su che cosa avete creato e nell'interrogarvi su come quella creazione possa arrivare al vostro pubblico, possa arrivare al di fuori della vostra stanzetta o del vostro studio o del vostro edificio. Questo si chiama intanto capacità di dialogare con il pubblico e poi si abbina a una scienza che è quella del marketing. Il marketing che non è esattamente parte del vostro lavoro, nel senso che voi non sarete mai chiamati a fare, a curare il marketing di un progetto, ma sarete chiamati a fornire al marketing delle informazioni. Sarete chiamati a costruire insieme al marketing un racconto e una narrazione che possa rendere legittimo e credibile il progetto che state sviluppando. Quello che noi stiamo facendo in maniera molto più graduale, in maniera molto più scientifica, è proprio quello di costruire intorno al nostro progetto un'operazione di marketing che possa risultare calzante e giusta e precisa rispetto ai nostri obiettivi, che non è facile, perché quando si parla di marketing si parla di una scienza che studia il mercato e che cerca quindi degli angoli di lettura per approcciarlo e poi declina questi angoli di lettura in azioni. Allora, e senza delle motivazioni valide che guidano la vostra creatività è molto difficile creare una strategia di marketing. Quindi per me è stato fondamentale arrivare all'interno dell'azienda, capire quali fossero gli angoli di lettura più giusti per cominciare a costruire un progetto di collezione e quali informazioni rispetto alla mia creatività fornire al marketing per poter dare loro la possibilità di costruire una strategia. Ecco, vi consiglio di cominciare a familiarizzare molto da questo punto di vista con questo aspetto. Io ho avuto un privilegio enorme, ho avuto il privilegio di lavorare per 11 anni accanto a un signore che si chiama Giorgio Armani, che oggi ai ragazzi della vostra età può sembrare un nome, no? Un po', come posso dire, non esattamente in target con la vostra generazione. Però è un uomo che è entrato nella storia della moda, è un uomo che ha regalato al Made in Italy successi e traguardi inimmaginabili e meravigliosi. È stato la prepista di un racconto che è il capitolo di che cos'è la moda italiana, il capitolo più importante di che cos'è la moda italiana. Ecco, quando io sono arrivato nella sua azienda, lui mi ha consentito di osservarlo. Non mi ha insegnato direttamente delle cose, non mi ha detto guarda che questo è sbagliato, ora ti insegno a fare meglio. No, mi ha dato però la possibilità di osservarlo. E quando lo osservavo capivo che lui, prima ancora di creare qualsiasi cosa, si interrogava su come quella creazione potesse arrivare al suo pubblico. Quindi, se un giorno vi sveglierete con la voglia di disegnare un abito a fiori, ricordatevi che quell'abito a fiori poi avrà un excursus, non rimarrà solo nella vostra testa o non diventerà solo un pezzo di stoffa cucito, ma deve andare in una vetrina, deve andare addosso a una cliente, deve essere fotografato sui giornali, deve essere il veicolo di un racconto. Per cui è molto importante cercare di dare alla propria professione, cercare di dare alla propria azione quotidiana una reason why. Interrogatevi sul perché state disegnando delle cose e chi dovrebbe capirle e come mai deve capirle. Ecco, questa è la relazione che un designer deve avere con i principi del marketing, che poi ripeto non significa fare marketing a tutti gli effetti, ma significa però offrire a chi fa marketing quei concetti importanti per costruire una strategia. Ecco, a questo punto viene da chiedere, qui seduto, il racconto della tua prima collezione, raccontacelo un po' come stato. Sì, allora è stata una missione abbastanza difficile, considerate che io ci ho messo 2 anni prima di arrivare sulla passerella con una sfilata, 2 anni che ovviamente sono stati
molto simpaticamente conditi dal Covid, che quindi hanno reso questa impresa già di per sé difficilissima ancora più ardua, però insomma ce l'abbiamo fatta. Allora, che cosa ho fatto in questi due anni? Ho cercato di dare un angolo di lettura al progetto che potesse incorporare principi stilistici appartenenti all'azienda, però con una visione moda, anche perché Ferrari veniva da un percorso molto difficile dal punto di vista di quella che era la sua espressione nell'industria, chiamiamola così, dell'abbigliamento degli accessori, nel senso che prima del mio arrivo Ferrari faceva un prodotto di merchandising per i fan, quindi le tazzine, i portachiavi, eccetera, eccetera, quindi aveva una forma di business completamente diversa. Ora, io vengo chiamato per traghettare l'azienda da un approccio merchandising oriented a un approccio design oriented. Quindi per fare questo devi trovare una forma di legittimità. Questa legittimità non si esprime solo mettendo un cavallino su un cappotto o su una t-shirt, ma si esprime attraverso il raccontare dei concetti che esistono all'interno dell'azienda, però attraverso il filtro della moda. Per cui ho fatto due cose. Prima di tutto mi sono tuffato negli archivi dell'azienda e ho cercato di raccogliere quelle informazioni che potessero essermi utili nel formulare un progetto creativo. Quindi per esempio mi sono imbattuto in delle immagini meravigliose che raccontavano Ferrari attraverso le dive del cinema, attraverso la musica, attraverso l'arte contemporanea e anche attraverso l'illustrazione, perché come vi dicevo Ferrari ha 75 anni di storia e negli anni 40, 50 e 60 è stata raccontata a lungo attraverso le illustrazioni, illustrazioni artistiche bellissime di cui il pubblico più giovane non ha visibilità. E quindi la prima cosa che io ho ritenuto importante fare era portare alla luce queste grafiche, portare alla luce questi, queste bellissime illustrazioni e raccontarle attraverso i vestiti. La seconda cosa che ho fatto è stato sedermi con il team di designer che creano le nostre auto per chiedere loro a che cosa si ispirano. Perché per me era fondamentale chiedere a un designer di auto, soprattutto se quel designer disegna l'auto Ferrari, che cosa lo ispira, da che cosa partono per disegnare l'auto. Ed è stato un percorso molto emozionante che mi ha veramente arricchito, perché quando ho chiesto loro che cosa li ispira, loro mi hanno fatto notare come la loro prima fonte di ispirazione sia l'anatomia umana. Infatti loro partono dalle curve e dalle linee e dall'armonia del nostro corpo per poi disegnare le nostre auto. Se voi osservate la Ferrari ha delle curve, ha dei concetti anatomici che vengono esattamente dallo studio delle proporzioni del corpo umano. Tant'è vero che alcune curve, alcune sinuosità dell'auto vengono chiamate nel gergo tecnico muscoli. Quindi c'è proprio una relazione molto diretta con l'anatomia umana. C'è un punto vita, ci sono dei fianchi, ci sono dei muscoli, ci sono degli elementi tridimensionali che nascono da questo studio. Questa scoperta mi ha molto emozionato perché mi ha ricordato quello che ha fatto Leonardo da Vinci, per esempio, con l'ingegneria. Quando Leonardo da Vinci cercava di costruire macchine ingegneristiche, lo faceva meccanicizzando dei movimenti del corpo umano, comunque delle azioni del corpo umano. Oppure Santiago Calatrava è un architetto, un ingegnere che costruisce le sue opere basandosi sullo studio di alcune componenti del corpo umano, a partire dall'iride, dagli occhi. Ecco, da qui ho cercato di approcciare il linguaggio moda con la stessa logica, per cui ho voluto chiudere il cerchio. Allora mi sono detto, se è vero che noi partiamo dal corpo umano per disegnare le auto, io voglio partire dall'anatomia delle auto per tornare al corpo umano, attraverso una collezione che adesso si relaziona. Per cui che cosa ho fatto? Ho preso le nostre auto, le ho frammentate, le ho scandagliate e ho preso quei dettagli e li ho riportati sui nostri capi, facendo in modo che quei capi risultassero, belli o brutti che siano, a tutti gli effetti però dei capi Ferrari. Ci sono delle domande su questi temi? Quando si va a pensare a una nuova categoria merceologica da aggredire, diciamo, nella brand extension, questa scelta viene fatta da un team, viene scelta direttamente da lei, oppure si arriva dall'idea di estendere il brand ad altre categorie ad effettivamente capire quali categorie aggredire? Okay.
qui torniamo al tema del marketing molto caro alla professoressa, nel senso che cosa succede? Si cerca di fare un'analisi che si chiamano sondaggi, sono delle survey sostanzialmente, nel mercato per capire in che cosa il pubblico considera Ferrari legittima nel caso in cui decidesse di avviare una nuova forma di business. Per cui si cercano dei target di riferimento nel mondo e si avvia una fase di sondaggio attraverso il quale si chiede, si fa questa domanda. Quindi, quali sono le categorie di prodotto che tu compreresti se avessero il marchio Ferrari? Da questa prima indagine è nata ovviamente una risposta che ha identificato delle categorie che il pubblico ci riconosce come essere più legittimi, che diventano quindi il fulcro del tuo racconto, il fulcro della tua progettazione. Questo ovviamente non vuol dire che tutto nasce e finisce attraverso quelle categorie di prodotto, significa che quelle categorie di prodotto diventano il focus del tuo business, il focus del tuo racconto, però tu come creativo hai ovviamente la possibilità di poter estendere queste categorie di prodotto a quei prodotti che ritieni utili in quel momento per raccontare una storia. Vi faccio un esempio, io appunto ho fatto una prima sfilata a Maranello che era molto letterale nel riportare canoni Ferrari all'interno della collezione d'abbigliamento. Quando ho fatto la mia seconda sfilata durante la Fashion Week di Milano a febbraio, ho evoluto questo punto di vista aggiungendo categorie di prodotto che all'inizio non erano risultate legittime da questo sondaggio, quali potessero essere il tailoring o degli abiti da sera. L'ho fatto perché in quel momento lo ritenevo necessario ai fini del racconto e in effetti è stata una scelta di successo. Per cui questo ve lo dico perché è importante seguire quelle che sono le esigenze del business, però è anche molto importante portare la disruption, quindi portare poi il vostro punto di vista e offrire all'azienda qualcosa che l'azienda non si aspetta, perché spesso e volentieri dall'inaspettato possono nascere progetti di grande successo. Io volevo chiederle se, secondo il suo punto di vista, far parte di un brand, cioè entrare a far parte di un brand così importante, ma prenderlo dal punto di vista del design, in questo caso dell'abbigliamento, secondo lei se ha reso le cose per lei più difficili o più facili? Cioè comunque entrare in un brand che è già famoso, già affermato, però dover fare qualcosa di completamente diverso. Penso che facendomi questa domanda tu ti stia immaginando già la risposta. È ovviamente difficile, rende le cose più difficili, perché quando tu devi creare una startup all'interno di un progetto che ha una penetrazione del mercato gigantesca, in termini proprio di awareness, ovviamente è molto più difficile, perché quando sei una startup che non tiene conto di niente, ovviamente puoi sbagliare, puoi modellarti, puoi sistemare in corso d'opera le cose e adeguarti in qualche modo a quello che è un percorso di osservazione e di crescita. Quando invece inserisci una startup all'interno di un brand così importante, ti puoi permetterci decisamente di meno di sbagliare, devi essere molto più preciso e rispettoso di quella che è la demografica che il brand accoglie. Per cui è molto difficile. Ecco, mi avvicino io, forse è meglio. Allora, visto che lei ha aperto la lezione dicendo che dobbiamo essere curiosi e buttarci se abbiamo ambizioni, volevo chiederle, ma ovviamente Ferrari si è rivelato in questo senso un grande mercato da esplorare, ma c'è stato qualcosa che l'ha spinta a scegliere proprio Ferrari? Quindi una curiosità data da, non so, appunto interessi personali, che può essere interesse per le macchine, le supercar o la Formula 1, oppure ha proprio colto questa sfida perché sentiva in qualche modo di star portando un'innovazione? E altra domanda, ma qual è la demografica a cui si rivolge il brand? Perché secondo me... Certo, grazie per la domanda. Allora, io mi sono approcciato al progetto per curiosità, nel senso che
mi è stato raccontato molto bene. Quindi quando sono stato contattato mi hanno raccontato in maniera abbastanza precisa quello che Ferrari aveva intenzione di fare e sono rimasto abbastanza sedotto da questo progetto, per cui ho pensato che per quanto rischioso potesse però rappresentare per me un grande momento di espressione sia creativo sia di visibilità. Per cui sì, la risposta è questa, la risposta è che c'è stata la curiosità di voler approfondire di più quelli che erano le loro ambizioni e le loro iniziative, però anche la voglia di mettermi in discussione, di mettermi in gioco attraverso un progetto difficile, ma che se è riuscito può darmi grandi soddisfazioni, come mi sta dando. Tornando alla demografica, ovviamente quello che noi vogliamo fare è portare all'interno di Ferrari quel target che oggi non riusciamo a raggiungere necessariamente con le auto di lusso, perché come sapete le auto di lusso hanno un costo ben preciso, non sono facilmente raggiungibili, però abbiamo tanti brand lovers nel mondo e questi sono tantissimi giovani e soprattutto tante donne, per cui il mio target principale di riferimento sono i giovani e le donne. A proposito di mercato, dov'è che vendete di più i vostri carri e se hai previsto differenza fra i differenti mercati? Sì, allora, fermo restando che noi siamo alla seconda stagione, per cui i numeri che stiamo raccogliendo sono numeri in continua crescita e in continua progressione, per cui non possiamo parlare come potrebbe parlare un brand che si è stabilizzato dopo 5 anni di azione sul mercato. Dopo 2 stagioni vi posso dire che ci sono dei trend, chiaramente, che ovviamente sono dei trend condivisi con tutti i marchi del lusso, nel senso che ci sono dei mercati che sono trainanti in questo momento storico e quei mercati chiaramente hanno un impatto su tutti i brand, a prescindere dal fatto che ti chiami Ferrari, Vuitton, Prada. Questi mercati sono gli Stati Uniti, che hanno aumentato notevolmente la domanda interna in termini di consumo, soprattutto in seguito alla pandemia, e ovviamente la Cina, che continua ad essere un mercato in grandissima espansione, nonostante sia minato da vari momenti altalenanti dovuti appunto alle loro politiche legate al Covid, piuttosto che a quelle che è la situazione globale che oggi è instabile per tutti. Per cui, però è sicuramente un mercato molto affascinante, molto giovane dal punto di vista demografico e che ha tanta voglia di esprimersi, per cui la Cina diventerà sempre di più un mercato rilevante nel mondo del lusso, ma in generale, così come, ripeto, gli Stati Uniti, ma anche perché gli Stati Uniti contano su una demografica importante e contano soprattutto di un livello di apprezzamento del brand Ferrari che è tra i più alti al mondo. Certo, è molto difficile, però quello che si cerca di fare è di costruire delle collezioni che possono avere contenuti da proporre a entrambi i mercati e soprattutto poi si studiano delle strategie di trade marketing, che è una cosa leggermente diversa dal marketing generale, ora ve lo racconto, che possa in qualche modo andare incontro alle esigenze dei singoli mercati. Allora, il marketing è una disciplina che ha lo scopo di raccontare e di narrare il brand overall, attraverso una visione globale e cumulativa di che cosa significa esprimere il brand sul mercato. Il trade marketing invece è un adattamento della strategia del marketing nei mercati di riferimento, quindi significa che si prendono quei principi narrativi e vengono calati in maniera più precisa nei mercati di riferimento attraverso delle azioni ben precise. Dall'essere un designer sotto una direzione creativa di qualcuno a essere il direttore creativo di un posto globale, qual è la parte complessa? Allora, diciamo che quando sei un designer all'interno di una direzione creativa sei protetto, no? Nel senso che ovviamente tu vivi all'interno di un sistema che i cui valori vengono dettati dal direttore creativo, quindi tu cerchi di interpretare quelle che sono le sue esigenze declinandole attraverso un'offerta di prodotti e di design che possono essere coerenti alle sue esigenze. Quindi in questo caso diciamo che la parte più limitante è che tu come creativo non puoi esprimerti in maniera completamente libera, ma ti devi esprimere cercando di adattare la tua creatività alle esigenze del direttore creativo.
che però, aiutatemi, cioè è una difficoltà relativa, nel senso che comunque quando si fa parte di grandi galassie dove la creatività ha un'espressione molto dirompente, molto forte, è davvero bello farne parte perché si crea a livello creativo una community, nel senso che gli uffici stile sono a tutti gli effetti una community di talenti che dialogano tra di loro e che cercano di costruire insieme un progetto. Quando invece si è direttori creativi, ovviamente tu diventi il driver principale di quella che è la narrazione di un brand, però hai molte più responsabilità, nel senso che devi innanzitutto cercare di costruire un racconto che sia compatibile con il target e che porti l'azienda a generare un business, quindi hai delle responsabilità proprio numericamente parlando importanti. E allo stesso tempo devi trascorrere la maggior parte del tuo tempo a spiegare a tutti gli altri il perché hai fatto delle scelte, nel senso che il direttore creativo all'interno di un'azienda di moda è sempre la figura che ha lo sguardo più proiettato in avanti, che non è necessariamente una cosa bellissima, o meglio lo è perché da creativi si ha, no, uno slancio verso il futuro, però tutte le altre figure dell'azienda che vanno dal direttore commerciale al direttore finanziario al direttore retail eccetera eccetera sono figure che invece sono molto legate a quello che sta performando in quel momento. Quindi se tu dovessi parlare con un direttore commerciale, lui ti chiederà sempre di disegnare gli stessi capi che stanno performando bene dal punto di vista delle vendite. Invece in quanto direttore creativo gli devi spiegare che se continui a fare sempre quei capi lì, a un certo punto il brand muore, si spegne, il mercato non ti cercherà più. Per cui è una lotta continua nel spiegare agli altri che la creatività è anche assumersi dei rischi e anche dover avere l'obbligo di dover guardare in là, di cercare formule sempre più innovative, sempre più affascinanti. No, volevo fare io una domanda che fa molto riferimento a quanto hanno chiesto gli studenti prima. Allora, il tuo team, da quante persone, perché qui poi dopo si parla sempre di numeri grossi, innanzitutto il Centro Stile, appunto quello che dirige è a Milano, non è quindi a Maranello, ma chi gestisci, quante persone gestisci e come è organizzato il tuo team? Sì, allora il team di questo progetto è basato a Milano, proprio perché Milano è, torno a utilizzare questo termine, un ecosistema, quindi è un luogo dove ci sono le scuole di moda, ma anche le scuole di economia e di marketing legati al mondo del lusso, che ogni anno appunto sfornano talenti che poi ovviamente possono essere acquisiti all'interno delle aziende. Per cui essere a Milano è importante per attrarre talenti non solo che escono dalle scuole, ma anche talenti più senior che vengono da altre aziende. Dislocarsi su una località come Maranello, che invece è nella Motor Valley, quindi invece in quel luogo dove si svolge e si sviluppa l'industria automobilistica, è molto diverso. Da qui, per farvi capire anche la serietà con la quale Ferrari ha approcciato il progetto, è stato costruito, o meglio inaugurato, un headquarter a Milano che accoglie tutta la parte di brand extension. A Milano hanno sede circa 50 persone che sono destinate a crescere e che si occupano di vari aspetti, c'è tutta la parte di direzione creativa. Il mio team è suddiviso in due gruppi. C'è un gruppo di stilisti, quindi di designer, suddivisi per categorie di prodotto o per gender, e poi c'è il team di visual communication, ovvero sono dei grafici che si occupano di curare tutta quella che è la parte di accompagnamento del prodotto al cliente finale, quindi studiano il labeling, studiano il packaging, studiano le vetrine, studiano tutti quelli che sono gli asset visivi che servono a raccontare il brand. Dopodiché c'è il marketing, c'è la divisione legata ai parchi tematici e all'entertainment, che è un'altra divisione che fa parte della brand diversification. Ci sono alcune figure del team commerciale e retail che è suddiviso tra Milano e Maranello. C'è lo sviluppo prodotto, ovviamente, un altro ambito importantissimo, fondamentale direi. E poi c'è il merchandising. Quindi tutto molto articolato. Ecco, la tua collezione, quanti pezzi è fatta e fino a dove arriva? Quindi arriva le calzature, arriva gli occhiali o altre cose? Sì, allora, noi ci siamo, questo è un altro quesito che ci siamo posti tantissimo all'inizio, nel senso che abbiamo valutato a lungo se proporci al mercato con un'offerta monoprodotto oppure con un'offerta di lifestyle completo. Quando parlo di offerta monoprodotto significa specializzarsi in una categoria ben precisa, quindi fare solo accessori, fare solo capispalla, fare solo scarpe, eccetera, eccetera.
Ecco, noi studiando il brand abbiamo capito che sarebbe stato estremamente limitante offrire solo una categoria di prodotto, proprio perché Ferrari si esprime attraverso un'idea di lifestyle, un'idea di lifestyle che deve abbracciare l'intera giornata. Per cui la nostra offerta è sicuramente più spinta verso alcune tipologie di prodotto, però di fatto accoglie tutte le tipologie di prodotto, che vanno dai soft accessories, che significa guanti, sciarpe e cappelli, ai leather goods, alle scarpe, al ready to wear, chiaramente all'abbigliamento. Allora, quello che fattura di più è dettato non necessariamente dal gradimento del pubblico, ma da quello che noi abbiamo deciso che debba essere più presente in questo momento all'interno delle nostre collezioni, perché pur offrendo un total look, noi lo stiamo facendo in maniera graduale, per cui abbiamo iniziato con il ready to wear, con un focus principale su outerwear, quindi i capispalla sportivi, le felpe e le t-shirt, per poi sviluppare tutte le altre categorie. Quindi al momento queste sono le categorie di prodotto che performano di più, proprio perché sono delle categorie di prodotto che noi chiamiamo statement, perché un capospalla oggi rappresenta nel mondo della moda quello che è nel mondo dell'abbigliamento, quello che è nell'accessorio è la borsa, ovvero un oggetto iconico attraverso il quale raccontare se stessi o comunque esprimere uno statement. Sì, io ero una personalità conosciuta, nel senso che, come vi ho raccontato all'inizio, ero già direttore creativo di Palzileri, quindi un brand sicuramente più, molto molto più piccolo, un brand di nicchia dedicato all'abbigliamento maschile, per cui ero conosciuto ma non con una penetrazione del mercato gigantesca, e Ferrari chiaramente stava cercando un designer che avesse già esperienza di direzione creativa ma che non si fosse contaminato troppo con il mercato, perché non voleva importare una visione già performata, non so come dire, all'interno di questo progetto. Voleva qualcuno attraverso il quale costruire questo progetto e con il quale far nascere un nuovo progetto. Sono stato contattato da un cacciatore di teste di Parigi, francese, al quale loro avevano assegnato la prima fase di ricerca rispetto a quella che era la demografia del brand, l'architettura di questo progetto, eccetera, eccetera, e poi sulla base delle risposte che sono date hanno cercato quello che era il designer che potesse corrispondere alle caratteristiche che loro volevano. I cacciatori di teste, ve l'avranno raccontato, sono delle figure molto importanti che operano nel mondo della moda e non solo, ovviamente. Sono figure che hanno lo scopo di procacciare sul mercato i talenti per offrirli alle aziende. Quindi loro sostanzialmente che cosa fanno? Man mano che un'azienda ha bisogno di una expertise ben precisa, quindi mettiamo caso che io domani avessi bisogno di un shoe designer, quindi una persona specializzata sulle scarpe, io chiamo un cacciatore di teste che mi farà un'analisi di quelli che sono tutti i designer di scarpe che lavorano nelle aziende che a me interessa osservare. E poi, dopodiché, si cerca di approcciare quel designer, gli si fa un'offerta e lo si porta on board. È quello che è successo a me sempre. A me è stato, quando sono stato chiamato in Giorgio Armani, io già lavoravo in Dolce & Gabbana. Quando sono stato chiamato in Palzileri, io già lavoravo in Giorgio Armani. E così via. Sono sempre stato chiamato dai cacciatori di teste. Non c'è arrivato il lavoro. Sì, allora, mi è arrivato, nel senso che ti arriva il lavoro man mano che la tua fama nel settore si fa sentire, no? Nel senso che quando tu agisci all'interno di un'azienda di moda, non è solo l'azienda che ti valuta. Perché quando tu fai il designer di borse, per esempio, e lo fai per Prada, non è solo Prada che ti giudica, ma sono anche tutti quei fornitori esterni che forniscono a Prada dei servizi, no? Che possono essere le metallerie, eccetera, eccetera. E che si interfacciano anche con il designer. Man mano che il designer entra in contatto con queste figure e si impone e si esprime come una figura affidabile, talentuosa, capace, in grado di poter connettere tutti i punti e di offrire quindi un servizio adeguato, si sparge la voce e quindi questo fa di te un designer desiderato, chiaramente, un designer richiesto.
Allora, lei comunque prima di questo, della collaborazione con Ferrari ha avuto una carriera comunque molto, molto lunga e molto sicuramente che con la quale ha avuto modo di apprendere, imparare sempre di più. Però volevo chiederle, essendo questa un'esperienza appunto come è stato detto diversa e anche più difficile, c'è qualcosa che, vabbè, ovviamente appunto è all'inizio, però c'è qualcosa che ha già appreso qualche, non so, sì, qualche nuovo modo di vedere la moda, interpretarla, o appunto come quello che ci ha descritto delle macchine, o niente, era qualcosa che mi interessava sapere. Mi piacciono molto le tue domande. Brava. Allora, sì, c'è tanto da imparare, anche perché noi, amanti della moda, abbiamo un vizio abbastanza brutto, che è quello di chiuderci nella nostra torre d'avorio, nel senso che le persone a cui piace la moda tendono a guardare solo la moda. Questo è un errore enorme da commettere, quindi vi invito a non farlo. È importante guardare quello che succede nel mondo della moda ed appassionarci, sì, ovviamente, però è altrettanto importante osservare il mondo a 360 gradi. Arrivare in Ferrari mi ha proprio permesso di stimolare ancora di più questo desiderio di osservare il mondo attraverso la lente di altri settori dell'industria. E vi posso assicurare che c'è tantissimo da imparare, anche perché l'industria automotive, nella fattispecie, è un'industria dove la componente di ingegneria, la componente di procedure, la componente proprio tecnica che ti porta a realizzare un prodotto è estremamente 100 volte superiore a quello che ovviamente viene adottato nel mondo della moda, per cui tu non puoi fare altro che affinare le tue competenze e la tua visione rispetto a come relazionarsi a un prodotto, a un'azienda, a un mercato. Per cui sì, io sono molto grato di questa esperienza, di questa opportunità che mi è stata concessa, perché da quando lavoro in Ferrari io ho potuto arricchire il mio bagaglio culturale che ho costruito in circa 18 anni di carriera, attraverso nozioni e informazioni che nelle aziende di moda non avevo imparato. Inerente a quello che ha chiesto anche la mia compagna, e volevo chiederle per quanto riguarda la brand identity, perché comunque si sa che svariate case di moda ci hanno suddette cose per cui in una certa collezione si seguono, non so, ad esempio i tessuti per Chanel e quant'altro. Per lei è successa una cosa simile, diciamo, per quello che era già appunto la brand identity di Ferrari per quanto riguarda quello che riguarda le macchine, perché immagino di sì. Sì, esatto, ti sei risposta da sola, nel senso che la brand identity di Ferrari è una brand identity che, come vi ho già abbondantemente annunciato, è stata costruita in 75 anni di storia e che è fatta di un vocabolario, di un lessico, di codici visivi ben precisi. Quindi vi posso citare per esempio l'uso del colore. Sicuramente in Ferrari il colore si esprime attraverso una certa saturazione, attraverso accostamenti primari molto vitaminici e molto forti. L'uso delle superfici. In Ferrari c'è questo contrasto tra la superficie slick, che è l'esterno dell'auto, che è una superficie molto lucida, molto luminosa, molto sharp, e quella che invece è la parte più soft, che sono gli interni delle auto. È già questo concetto di uso del colore, di abbinamenti, di materiali, di contrasti, di superfici, sono cominciati a diventare per me quegli elementi identificativi del brand da incorporare nella collezione. Cioè, benissimo, prego. Si svegliano un po'. Si sente. No, a livello di comunicazione verso il grande pubblico, cioè come avete fatto a distaccarvi dal concetto di merchandise, cioè se una persona magari ha comprato la prima proprietaria, magari è la prima subito che ha preso quel lavoro, ma lì, no? Quindi come avete fatto a staccarvi? Allora, intanto non abbiamo ancora fatto, nel senso che stiamo facendo, perché questo è un percorso
è una domanda molto giusta la tua, è un'osservazione molto intelligente, però ovviamente questo è un percorso molto lungo, non arriverà agli occhi del consumatore finale nell'arco di due stagioni, ci vorrà del tempo. Questo avviene già nella moda di per sé, immaginate che ogni volta che una casa di moda cambia in maniera radicale la direzione creativa, ci vogliono sempre almeno 3 anni perché questa direzione creativa prenda piede. L'esempio più eclatante è quello di Gucci, quando Alessandro Michele è arrivato come direttore creativo e ha portato questa grandissima trasformazione che ha cambiato radicalmente la demografica del brand, non è stato proprio immediato il passaggio tra una cosa e l'altra, ci sono voluti circa 3 anni perché il mercato reagisse comprando poi in massa ovviamente i suoi prodotti. Per cui è una grande storia di successo, ma anche quella non è stata una storia che è avvenuta dal giorno alla notte, ci è voluto del tempo tra il momento in cui presenti un progetto e il momento in cui il mercato lo recepisce. Noi quindi siamo in questa fase di racconto e ci auguriamo nel corso di un paio d'anni di aver sdoganato completamente questa visione. Grazie. Domanda, una curiosità mia, appunto sempre riguardo al collaborare con altri mondi e quindi venire contaminati da questi. In questo semestre ho anche studiato come alcuni designer, creatori dei creativi, hanno provato a collaborare con appunto delle case automobilistiche, per esempio la veneziana, con l'Alfa Romeo, che sono stata una delle prime. Volevo chiederle, così per curiosità di larga mia, se in futuro anche a lei piacerebbe, non so, curare la direzione estetica di un nuovo modello di Ferrari, una Ferrari. Certo. Sì, allora, sicuramente sarebbe un bellissimo momento del mio percorso all'interno dell'azienda, però la verità è che noi abbiamo stabilito sin da subito un dialogo molto serrato tra l'ufficio stile, inteso come fashion, e l'ufficio stile, inteso come auto. Per cui in realtà già abbiamo iniziato a collaborare molto, non sono solo loro ad influenzare noi, però anche noi diamo loro tanti spunti per da incorporare nelle loro auto. Il mondo della moda chiaramente ha una grandissima expertise quando si parla di materiali, di tecniche compositive e quant'altro, per cui quando loro lavorano sui sedili, sulle componenti interne delle nostre auto, hanno cominciato a seguire dei nostri percorsi o comunque ad incorporare alcuni concetti che stiamo facendo. Per cui è un percorso che è già iniziato, vediamo cosa succederà. Sicuramente sì, mi piacerebbe molto. Grazie. Allora, grazie per averci dedicato tutto questo tempo e ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, è stato bello essere qui.